Rita, buongiorno, benvenuta, tutto bene? Spero di sì. Oggi 30 minuti di gag e 30 minuti di stretching. Facciamo bene un... In un'ora facciamo tutto. Gambe, glutei, addome e poi un po' di stretching. E come dico io, non fa mai male, anzi, fa benissimo. Buongiorno! Tutto bene? Sì, ci serve il gag. Ormai è iniziata la bella stagione, dobbiamo essere tonici. Con mascherina, ma tonici. Forza ragazzi, passerà anche questa. Del resto, va così la vita. Ma noi siamo positivi e andiamo avanti. Siamo dei caterpillar, non ci ferma nessuno. Adesso aspettiamo puntuali le 11 e iniziamo il nostro workout. Come va per il resto? Spero alla grande. Ogni tanto mettete qualche like, qualche cuoricino, perché io poi così riesco a capire se sono in diretta o meno. Delle volte Facebook fa degli scherzetti, quindi non vorrei assolutamente che si blocchi la diretta. Un cuoricino l'ho visto, bene. Dai, tra poco iniziamo. Avete fatto colazione light? Non mangiate pesante la mattina. La colazione ha la sua importanza. Forse è il pasto più importante di tutta la giornata. Però bisogna mangiare cose ovviamente non pesanti, ma devono darci carburante per affrontare la giornata. Quindi attenzione a quello che si mangia la mattina. E poi idratiamo sempre il nostro corpo con tè verde, spremute di arancia, limone, anche un buon caffè serve, un ottimo tonico per iniziare bene la giornata. Bene, iniziamo in piedi veloci e poi giù a lavorare bene il gluteo e l'addome. Ciao Daniela, eccoti, iniziamo immediatamente. Ok, apro e chiudo, riscaldiamoci veloce, vai, piega le gambe. Bene, il tallone verso il gluteo e allunghiamo bene il braccio, ancora, vai, allunga, chiudo, step touch, apri e chiudi, vai, di nuovo, piego, doppio, due, tempi, ancora, vai, su, ancora, su, stai, chiudi, stop, squat, gambe, larghezza, bacino, scendo, salgo, giù, vai, contrai il gluteo in salita, su, immaginiamo una sedia, sempre bene il gluteo verso il basso. Manteniamo le ginocchia allineate con le punte dei piedi. Ancora, giù, vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, affonda giù e alterna. Dai, riscaldiamo
bene le gambe e poi subito giù a tonificare. Vai, piega, giù, sali, il busto perpendicolare, giù, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altre 10, vai, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, solo la destra, fuori e su, vai, anche torsione, su, vai, 2, 3, 4, vai, piega bene, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia gamba, 1, vai, 2, piega bene, 3, torsione, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stai, apri, grand plié, punta dei piedi esterne, fuori l'aria in discesa, vai, dai giù, 2, 3, contratto l'addome, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10, vai, 9, 8, 7, 6, strizza il gluteo, 5, 4, 3, 2, 1, piccolo molleggio, sempre giù, giù, solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alza il tallone destro, fai il twist, solo con la gamba destra, rimaniamo con le gambe piegate, dobbiamo sentire lavorare il quadricipite femorale, vai, vai, bene, sulla punta, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, sali con il tallone, tocca solo la punta, twist, vai, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, solo 5, 4, 3, 2, 1, stai, alterna, vai, scendi, sali, giù, vai, 3, forza, forza, 4, contrai, 5, 6, 7, 8, 9, 10, molleggia, molleggia, 2, stai, molleggia, molleggia, su, molleggia, molleggia, su, molleggia, molleggia, su, molleggia, molleggia, ancora, 5, vai, 4, vai, 3, su, 2, su, 1, stai, piccoli jump, vai, vai, forza, forza ragazzi che andiamo a terra adesso, solo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, e stai, marcia, aria, ancora, bene, andiamo giù, prendiamo il nostro tappetino, che non deve mai mancare, bene, andiamo sul fianco destro, pieghiamo le gambe a 90 gradi con il busto, contratto l'addome, la gamba sinistra flette e spende, portiamo bene il ginocchio verso il petto, piega martello, vai, 1,
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, belle sul fianco, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, vai, vai, otto, nove, dieci, piccolo, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, piccolo, piccolo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stessa gamba, attenzione, il ginocchio sinistro va verso terra, come se dessi una ginocchiata a terra e poi spingo in alto, obliquo, vai, quindi il ginocchio va oltre il ginocchio d'appoggio, vai, uno, su, due, gira l'anca, tre, quattro, cinque, sei, dai, dai, sette, otto, nove, dieci, altre dieci, uno, so, due, tre, vai, vai, quattro, contratto l'addome, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, piccolo, molleggio, giù, sul tallone, piccolo, piccolo, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, stai lì, lavori isometrico, ci piace sempre assai il lavoro isometrico, bene il ginocchio verso terra, ma non tocca terra, e stop, ottimo, cambiamo lato, forza, forza, fianco sinistro, bene le gambe a 90 gradi con il busto contratto, l'addome, flesso estendo, piedi da martello, vai, ancora, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, piccolo molleggio, vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, stop. Come prima ora il ginocchio verso terra, come se avessi una ginocchiata sul tallone, sali e scendi, la gamba va oltre la gamba d'appoggio, vai, fantastico, tre, vai, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, piccolo verso il basso, giù, 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 strizza, strizza, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, stai, un po' di isometria, fantastica, e proprio contrarre come il morso di un cane sul gluteo, pazzesco, bellissimo, cinque, quattro, tre, due, uno, stop, ok, schiena a terra, alziamo il gluteo da terra, ma anche
gambe larghezza, bacino, giù le braccia, alterna, porta il ginocchio verso il petto, il gluteo non tocca mai terra, fuori l'aria in salita, uno, vai, due, tre, forza, forza, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, altri dieci, uno, vai, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, stai sulla gamba sinistra, sali e scendi, vai, piede a martello, non toccare terra, uno, vai, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, ancora, qui lavora bene il gluteo a terra, vai, tre, quattro, quanto bello, cinque, sei, sette, vai, vai, otto, nove, dieci, non può mancare il piccolo molleggio, sempre su molleggia, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci ancora, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, rimani, lavori isometrico, bellissimo sentire proprio il gluteo contratto, significa che sta lavorando bene, e cambio gamba su, senza riposo, uno, vai, due, non toccare terra con il gluteo, 4, piede a martello, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piccolo, sempre su, piccolo, piccolo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stai in lavoro isometrico, 5, 4, 3, 2, 1, stai. Ah, che bello! Le mani sorreggono il capo, di nuovo sul gluteo, avvicina il petto al bacino, il bacino al petto, ben aperto il gomito, le mani sorreggono la nuca, non lavoriamo con la cervicale, vai, e l'addome a spingere sulle spalle, vai, so, il gluteo non tocca terra, contrai il gluteo, contrai l'addome, vai, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, forza, 8, 9, 10, piccolo, so, so, molleggia anche le spalle e spingi il gluteo in alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lavoro isometrico, fantastico! L'addome rimane contratto, tutta la parete addominale, contratto il gluteo. Ancora solo 5, 4, 3, 2, 1, relax. Ottimo, ci giriamo
composizione plank. Lo so che il plank è nei vostri cuori e per questo lo metto sempre. Bene, il gomito sotto la spalla, il gluteo altezza spalla, dobbiamo avere la sensazione di risucchiare l'ombelico verso le vertebre. Da questa posizione, alternando, alzo le gambe fuori l'aria in salita. Forza, forza, qui lavoriamo tutto il corpo e lavoriamo bene anche il gluteo. Due, vai, tre, quattro, cinque, non fate gobba, sei, sette, otto, nove, dieci, stai, gluteo sui talloni, allunga. Bene, basta riposare, altri dieci, dai, sono fantastici. Posizione plank, su, alterna, uno, due, tre, quattro, poi la in salita, cinque, sette, otto, nove, dieci, bellissimo, giù, allunga, ottimo, andiamo di nuovo giù, supini, le mani sorreggono il capo, crunch. Vai, pianta la schiena, fuori l'aria in salita. Uno, dai, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, altri dieci. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, giù il capo, le ginocchia ora verso il petto, crunch, talloni verso il gluteo, su, vai, fuori l'aria in salita, due, vai, tre, forza ragazzi, non fate i pigroni, sette, otto, nove, 10, ancora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piede destro su ginocchio sinistro, vai, su, torsione, 1, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai, prima di passare all'altro lato, alterne, posto rimane frontale, fletti e stendi le gambe. Vai, vai, forza, 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 pianta la schiena. Vai, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato, su. Io mi giro, così non vi do le spalle. Vai. 3, forza, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e di nuovo, fletti e stendi, piede a martello, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1, spingi sulle gambe, sorreggi il capo, se ce la facciamo sulle spalle, vai, fuori l'aria in salita, so, vai, 3, forza, forza, 4, 5, 6, 7, 8, 9, facciamo altri 10, certo, vai, 10, 9, 8, 7, su 6, dai, 5, 4, 3, 2, 1, double crunch, wow, so, avviciniamo le spalle alle ginocchia, le ginocchia alle spalle, chiudiamo bene, attenzione a non chiudere il gomito, sempre ben aperto, dai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ancora, 1, vai, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, piccolo, 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, rimani sotto, contrai, 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 5, 4, 3, 2, 1, bellissimo, le braccia a croce, oscilla, destra, sinistra, aria al centro, fuori l'aria in discesa, manteniamo sempre le spalle a contatto con il pavimento, vai, giù, so, troppo facile, slancia le gambe e vai di lato, so, lato, vai, so, lato, vai, 3, scendi, wow, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, 10, stai, ah che bello, le gambe rimangono piegate, due tempi salto, due scendo, su, su, giù, giù, arrotondiamo la schiena, vai, ancora, fuori l'aria in salita, su, su, giù, giù, sali, sali, giù, giù, sali, sali, giù, giù, sali, sali, rimani lì e gira, vai, 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 su i piedini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, stai, torna, giù, su, la gamba destra, sulle spalle, sali, scendi, so, avvicina il busto alla gamba, 2, vai, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambia gamba, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ottimo, fianco destro, allora, il gomito sotto la spalla, andiamo a mettere uno sopra l'altro, la mano sinistra sul fianco, alzo da terra il fianco, il bacino, so, sali, scendi, vai, sono pochi.
due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Bello, eh? Dai, dai, è intenso. Se faticoso, esercitiamoci sempre a casa. Cambiamo fianco, il gomito sotto la spalla, uniamo le gambe una sopra l'altra, so, cambi e scendi, uno, due, tre, contratto l'addome, quattro, cinque, sei, vai vai, sette, otto, nove, dieci. Wow, fantastico! Prima di passare allo stretching, ultimo esercizio, lavoriamo un po' in isometria con un esercizio che si usa anche nel Pilates. Allora, giù supini, alziamo il capo, alziamo il braccio destro, il braccio sinistro, sulla gamba destra, sulla gamba sinistra, piattissima la schiena, sguardo obliquo, stai lì, lavora tutto il corpo, contrattissimo l'addome, respira, 5, 4, 3, 2, 1, giù, riposa, ora lo facciamo un po' più evoluto, sul capo, sul braccio sinistro, sul destro, palmi verso terra, sulla gamba sinistra, sulla gamba destra, attenzione a non inalzare la schiena, piccoli molleggi, wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, altri 5, 4, 3, 2, 1, riposa, che te ne pare? Io lo trovo strepitoso, visto che vi piace, a richiesta ne facciamo altre 15 ripetizioni. Giù, sale il capo, sul braccio destro, sul braccio sinistro, palmo verso terra, sulla gamba destra, sulla sinistra, pianta la schiena, contratto l'addome, vai, vai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ancora, 5, 4, 3, 2, 1 e stop! Bello! Bravi, bravissimi, bravissimi, bravissimi! Come va? Tutto bene ragazzi? Dai, ora passiamo a stretching! Ottimo, bravi, bravi! Del resto, per iniziare una fantastica giornata, dobbiamo fare degli esercizi che ci mettono allegria e buon umore, perché noi il sole ce l'abbiamo dentro. Ok, ottimo, passiamo a mezz'ora di stretching. Tutto bene ragazzi? Qualche like, così capisco se è tutto ok. Oh, perfetto, ora vi vedo. Bene, ciao Giuliana, ben arrivata. Ok, bene, ora ci rilassiamo. Iniziamo sdraiati. Andiamo giù. Allunghiamo le gambe e le braccia lungo il fianco. Rilassiamo completamente il corpo, le spalle spingono verso il bacino, lasciamoci trasportare dalla forza di gravità, inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca e spingiamo il bube verso l'alto come se volessimo appiattire completamente la zona lombare. Il capo gira verso la spalla sinistra, centro, il capo gira a destra, centro, sulle braccia, aria,
Le braccia parallele vanno dietro oltre il capo. Manteniamo i palmi interni, attiviamo la parete addominale per spingere bene il pube verso l'alto. Pieghiamo le gambe, piante dei piedi a contatto, gambe a rana, ora piattissima la schiena. Palmi a contatto, ogni volta che espiriamo spingiamo dietro le braccia. Ogni volta che espiriamo apriamo bene le ginocchia verso terra. Apriamo le braccia, salgo in alto, perpendicolari al pavimento, palmi interni. Alternando portiamo dietro le braccia fuori l'aria in discesa. Ancora, fuori, su. Fuori, su. Ancora. Le braccia rimangono in alto, chiudiamo le gambe, le ginocchia al petto, mani sulle ginocchia, tiriamo le cosce al busto. Attenzione a non alzare il bacino da terra. La schiena è piattissima, le spalle spingono verso il bacino, scendiamo anche con le scapole a terra. Su il capo, fronte e ginocchia a contatto. Allunghiamo la gamba sinistra, non tocca terra, piedi a martello, tutte e due le mani sul ginocchio destro, fronte e ginocchio vicino. Su e cambio. Pieghiamo la gamba sinistra, stendiamo la destra, piede a martello, non tocca terra. Pieghiamo giù il capo, giù le gambe, abbandoniamo il corpo, palmo rivolto in alto. Lasciamoci trasportare dalla forza di gravità. Pieghiamo la gamba destra, mani sul ginocchio, tiriamo a noi, giriamo il piede, prima in un verso, cambiamo giro. Sul capo, fronte, ginocchio, mani sulla caviglia, stendiamo la gamba, piede a martello, tiriamo a noi. Se non arriviamo alla caviglia, le mani dietro il ginocchio. Scendiamo giù con il busto, spingiamo le spalle verso il bacino. Alterniamo punta, tallone verso l'alto. Pieghiamo la gamba, fuori il braccio destro, la mano sinistra accompagna il ginocchio verso il lato opposto. La mano esercita una pressione costante sul ginocchio verso terra, lo sguardo rivolto verso la mano destra. Inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca. Torniamo al centro, giù la gamba destra, pieghiamo la sinistra, mani sul ginocchio, tiriamo a noi, giriamo il piede, prima in un verso, inspiriamo sempre dal naso, espiriamo la bocca, cambiamo giro. Fronte, ginocchio, su. Mani sulla caviglia, stendiamo la gamba, piede a martello, tiriamo a noi e scendiamo giù. Le spalle si allontanano dal capo.
alterniamo punta tallone verso l'alto. Pieghiamo la gamba, fuori il braccio sinistro, la mano destra spinge il ginocchio verso terra. Guardiamo la mano sinistra. Attiviamo sempre la parete addominale per mantenere piatta la schiena. Torniamo al centro, pieghiamo tutte e due le gambe, fronte e ginocchio a contatto. Scendiamo giù, le braccia lungo il fianco, palmi rivolti in alto, sulle gambe, piedi a martello. Manteniamo le gambe perpendicolari al pavimento, talloni a contatto, punte dei piedi esterne all'incirca 30 gradi. Inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca, spingiamo bene i talloni verso l'alto. Chiudiamo i piedi. Portiamo le gambe verso il capo. Se non ce la facciamo, le gambe rimangono oblique al pavimento, altrimenti andiamo dietro oltre il capo. Il peso sulle spalle, attenzione, non sul collo. Pieghiamo le gambe. Arrotondiamo la schiena e lentamente giù, vertebra dopo vertebra. Contrastiamo la discesa con l'aiuto degli addominali e stop. Braccia a croce. Chiudiamo le gambe e disegniamo dei cerchietti con le ginocchia. Giriamo prima in un verso, bene le braccia a croce. Cambiamo giro. Ora oscilliamo destra-sinistra. Prendiamo aria in salita, fuori l'aria in discesa. Le spalle rimangono sempre ancorate al pavimento. Ancora. Ultimo e stop. Mani sotto le ginocchia, veniamo su, piccolo slancio. Incrociamo le gambe. Se avete problemi nell'incrociare le gambe, le lasciamo semiflesse. Mani sulle ginocchia, giriamo le spalle. Scendiamo bene con le scapole verso terra. Ancora. Cambiamo giro in avanti. Le spalle salgono verso le orecchie e giù accompagniamo la discesa. Aria, fuori. Aria. Fuori, ancora, aria, alterniamo bene dietro la spalla, cambiamo in avanti, palmi a contatto con il pavimento, mezzo giro del capo, in avanti da spalla a spalla. Senza guardare dietro. Cerchiamo di attivare sempre la parete addominale per permettere al busto, alla schiena di rimanere perpendicolare al pavimento. Ancora. Ora spingiamo in avanti il capo, allunghiamo il collo.
Attenzione a non muovere il busto e il collo a spingere in avanti. Fuori l'aria quando spingiamo verso di me. Ancora. Stop. Sulle braccia. Aria. Incrociamo le dita, spingiamo in alto. Incliniamo verso destra, allunghiamo il fianco sinistro, mantenendo sempre i glutei ancorati al pavimento. Su e cambio. Su, apriamo le braccia, altezza spalla, incliniamo il busto, venite verso di me, lo sguardo obliquo al pavimento, ogni volta che espiro allungo mantenendo le braccia parallele tra di loro e parallele al pavimento. Ora mollo la presa e giù, giù il capo, le braccia in avanti, abbandoniamo, inspiriamo dal naso, espiriamo dalla bocca, e scendiamo sempre di più verso terra. Arrotondiamo la schiena, torniamo su. Allunghiamo le gambe, manteniamo i piedi a martello, il busto perpendicolare al pavimento, sulle braccia. Apriamo. Giriamo le braccia, il palmo dall'alto verso il basso. Non giriamo solo l'avambraccio, ma tutto il braccio fino alla spalla. Ora le braccia salgono in alto e scendiamo verso le punte dei piedi. Apriamo la cassa toracica in avanti, le spalle spingono verso terra. Contratto l'addome, lo sguardo rimane obliquo al pavimento. Torniamo su, prendiamo aria, apriamo le braccia, palmi verso le pareti laterali, disegniamo dei cerchietti. Giriamo prima in un verso, attenzione sempre a non fare gobba. Cambiamo giro. E stop. Giriamo il busto a destra, dietro il braccio destro, il braccio sinistro esterno alla gamba. Centro e cambio. Giriamo. Braccio destro esterno alla gamba, facciamo perno con il braccio sinistro. Torniamo al centro, sulle braccia. L'avambraccio destro si piega, la mano sinistra spinge il gomito a terra. Non facciamo gobba. Cambio, spingiamo giù. Su, di nuovo verso le punte dei piedi. Tiriamo a noi giù le spalle. Ora abbandoniamo le gambe, abbandoniamo le braccia, abbandoniamo il busto. Giù il capo, rimane contratto solo l'addome. Dobbiamo avere la sensazione di avvicinare l'ombelico alle vertebre. Immaginiamo di essere una marionetta senza fili. Lentamente su, sulle braccia, di nuovo le gambe tese. Apriamo. Giù. Apriamo le gambe. Attenzione a non poggiare sul coccige. Aiutiamoci con le braccia a inclinare il busto in avanti.
senza esagerare, attenzione come sempre a non portare in avanti il collo, è tutto il busto con il collo a spingere in avanti. Il bacino, attenzione fondamentale, non è rivolto verso l'alto, cioè il pube non è verso il soffitto ma verso la terra. Molte volte sbagliate, state così, no, il bacino ruota verso il pavimento. Aiutiamoci proprio con le braccia. Ora in tensione l'interno coscia. Inspiro sempre dal naso, espiro dalla bocca. Su, sulle braccia, spingiamo in alto. Ora il gomito destro scende esterno alla coscia. Manteniamo bene i glutei a contatto con il pavimento. Il braccio è il proseguimento del fianco. Torniamo su, spingiamo in alto le braccia e cambio, scende il gomito sinistro esterno alla coscia, allunghiamo. Il braccio è il proseguimento del fianco, attenzione a non andare indietro ma di lato verso la punta del piede. E su. Sulle braccia chiudiamo le gambe, apriamo le braccia, chiudiamo le gambe, le abbracciamo fronte e ginocchia. Facciamo bene gobba mentre le spalle spingono a terra. Veniamo su. Il peso si sposta sulle punte dei piedi. Adagiamo il busto sulle cosce, giù il capo. Le mani vicino alle punte dei piedi, stendiamo le gambe. Abbandoniamo il capo, il collo, le spalle, le braccia, il busto. Il coccige spinge in alto per permettere al busto di scendere verso terra. Pieghiamo la gamba destra. Pieghiamo la gamba sinistra. Ora alterniamo destra-sinistra alzando il tallone da terra. Passo dopo passo apriamo le gambe, abbandoniamo il busto al centro, il gluteo spinge sempre in alto, il peso distribuito su tutta la pianta del piede. Spostiamo il busto sulla coscia destra. Mani sulla caviglia, ogni volta che espiro avvicino il busto alla gamba. Torniamo al centro e cambio, andiamo a sinistra, mani sulla caviglia. Centro, pieghiamo la gamba destra, stendiamo la sinistra, piede a martello. Giriamo verso la gamba sinistra, manteniamo bene il ginocchio perpendicolare al pavimento, spingiamo giù il bacino. Centro, cambio. Stendiamo la gamba, piede a martello, aiutiamoci con le braccia a mantenere su il busto.
giriamo verso la gamba piegata, manteniamo il ginocchio perpendicolare al pavimento, spingiamo il bacino a terra. Torniamo al centro, gambe tese, mani sui gomiti, oscilliamo destra-sinistra. Immaginiamo di essere un pendolo. Sto, giù le mani, passo dopo passo chiudiamo le gambe. Bene le punte dei piedi allineate, le pieghiamo le gambe, adagiamo il busto sulle cosce, le braccia passano dietro in alto, incrociamo le dita, spingiamo verso il soffitto, stendiamo le gambe. Pieghiamo le gambe, apriamo le braccia, scendono giù, arrotondiamo la schiena e vertebra dopo vertebra saliamo su. Lento il movimento, il capo è ultimo a salire. Manteniamo chiuse le gambe, le braccia lungo il fianco, controlliamo le punte dei piedi. Senza muovere i piedi, giriamo il capo, il collo, le spalle, il busto verso destra. Le spalle continuano a spingere a terra. Torna il capo, il collo, le spalle, il busto e cambiamo, giriamo a sinistra. Il capo, il collo, le spalle, il busto, il bacino. Contratto l'addome. Torna il capo, il collo, il busto, divarichiamo le gambe, prendiamo aria. Fuori. Aria, giriamo le braccia tese, lento il movimento. Cambiamo giro. Mani sulle cosce, spalla sinistra interna, guardiamo su a destra. Spingiamo la spalla destra interna, guardiamo su a sinistra. Centro, portiamo l'avambraccio sulle cosce, facciamo gobba, il bacino spinge in avanti, mento direzione esterno, risucchiamo l'ombelico verso le vertebre, schiacciamo la schiena, guardiamo avanti e di nuovo arrotondiamo il bacino in avanti, facciamo gobba, mento direzione esterno. Schiacciamo, guardiamo avanti. Arrotondo, salgo, prendo aria, fuori, chiudo le gambe, braccia a croce sulla gamba destra. Troviamo l'equilibrio, poi mani sul ginocchio, tiriamo a noi, espandiamo la cassa toracica. Giù la gamba, aria, braccia a croce sulla gamba sinistra. Troviamo l'equilibrio, mani sul ginocchio, tiriamo a noi. Espandiamo la cassa toracica. Giù, gambe tese, aria, scendiamo verso le punte dei piedi. Abbandoniamo il capo, il collo, le spalle, le braccia, il busto. Pieghiamo le gambe, arrotondiamo, torniamo su. Aria.
fuori, un bel respiro e lentamente giù. E grazie di cuore di avermi seguito. Spero di avervi fatto passare un'ora diversa in questo periodo un po' diverso, e grazie di cuore a tutti, vi auguro una felicissima giornata. Grazie, a presto, ciao!